Hai sete? Poverina. Ti prometto che appena abbiamo finito andiamo subito a cercare il tuo padrone. Ma secondo te quanto tempo ci vuole a un giudice per capire se una firma è falsa o vera? Non lo so e non mi interessa perché alla fine è stato dimostrato che è stato un errore, stupido e anche imbarazzante. Già, è stato un errore, un grosso errore, stupido e molto imbarazzante, molto, molto. Ma l'hai risolto in un attimo. E quindi pensavo che tu, un conte così bravo, così forte, visto che hai risolto questo, magari potevi aiutarmi a liberare i miei ragazzi, non credi? Sarebbe Non bello, ci pensare, non mi immischio nei fatti altrui. no? Per favore, bisogna fare qualcosa. Non contare su di me, fiorellino, non riesco a prendermi cura di niente, ma se Delfina li ha messi lì, ci sarà un motivo. Delfina li ha messi in prigione, ha preso il posto peggiore che c'era al mondo e ce li ha messi dentro. Delfina mi ha detto più volte che quell'istituto è molto buono e io mi fido di lei. Delfina è brava a manipolare, manderebbe sua madre all'inferno se servisse ai suoi scopi. Ma come fai a fidarti di una persona che venderebbe anche sua madre? È un'arpia, un mostro, è perfida, è una persona davvero cattiva. Io non credo che sia così. Io Non mi toccare, per favore, non non credo toccarmi. affatto che tutto quello che dici sia giusto. E lo sai perché? Perché? Perché sei un insensibile! Smettila di dire sciocchezze e porta subito via quella scimmia! Non vedi che sto Non rompendo sta tutto? rompendo Io voglio solo niente! che mi lasci in Basta! pace! No, dimmi la verità, Basta ora alzare vai! la voce, per cortesia! Tenete la voce bassa o vi prego di accomodarvi fuori! Io posso anche aspettare tutto il giorno e non me ne vado senza l'autorizzazione per liberare i Io vorrei ragazzi! sapere qual è la mia parte in questa storia. Tu Che cosa ora ci devi faccio? fare Per solo favore! silenzio! Per favore, andatevene! Devi aiutarmi a nasconderlo. No, no. Io mi fermo qui. Mi dispiace per il coniglio, ma non mi metto nei guai per salvarlo. No, aspetta, aspetta, ascoltami. Non preoccuparti, ti Meno aiuto ad male. andare. Dove lo mettiamo adesso? Svelto, svelto. Ah! Lo so che siete stati voi. Dove sta? Dove avete nascosto il coniglio? Quale coniglio? Dove? Guardi che qui non c'è nessun coniglio, no. Il mio olfatto mi dice qualcos'altro. Oh no, siamo già stati qui, è un labirinto. Non importa, vai avanti finché non ci scoprono. Non fargli del male! Non lo uccida, la prego! I miei fratelli sono Fermo, loro! non essere stupido, se ti prendono non potrai più fare nulla! Sei sorda, sono loro, sono in pericolo! Zitto, stanno arrivando! Basta gridare, basta! Ricordatevi che qua l'unica che può gridare sono io. Nessuno grida qui dentro senza la mia autorizzazione, capito? Sei tu. Me lo fai un favore? Vai a pulire il mio ufficio. Va bene, allora ti aspetto qui. Ma tu guarda se io devo sottostare a Ecco questo. fatto. Almeno così risolveremo un po' di cose. E chi avresti chiamato? Batman e Robin? I sette samurai? I Magnifici Non te lo 4? dico, ma è abbastanza per sistemare te e il tuo chihuahua da quattro Non è un soldi. chihuahua, è una Smettila. scimmia e dato che devo darle un nome, non me la fare chiamare Conte Minimo, eh? Te lo proibisco. Me lo proibisci perché sei cattivo? Perché te la prendi con me? Voglio solo liberare i miei ragazzi. È così difficile da capire. Ed è così difficile per te capire che io voglio solo che questo malinteso finisca al più Ma anche presto? io Voglio voglio solo che. tornarmene a casa e Va cavalcare il bene, mio vai e cavallo. cavalca quello che vuoi. Ti sto solo chiedendo di aiutarmi. Non lo so, facciamo uno scambio. Chiedemi qualunque cosa. Qualunque cosa? Non ci Va provare o bene, ti va spiaccico contro bene. quel muro, per favore. Te lo sto chiedendo perché è una brutta situazione, altrimenti non mi sarei mai ridotta a Abbiamo chiedere alla fine un favore. Finalmente. Allora hai saputo qualcosa? Che cos'è quella repellente creatura con peli e gambe? È Mandala una via! scimmietta! Non lo vedi ed è Ma. 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 Ma.
civile di te. No, Massimo, per favore, dille di mandarla via, sono allergica, ho paura. È impossibile, Delfina, non c'è modo, lei... Che strega, ma guarda che strega, ce l'ha anche con le scimmie adesso. Maltratta anche gli animali. Per favore, per favore. Pace, per favore. Scusate, pace. Col vostro permesso. Giudice, signor giudice, tutto a posto, il malinteso si è chiarito, sono libero, posso andare a casa gli in pace. Gli esperti mi hanno assicurato che la sua firma e quella del signor Fritzenwalden sono senza ombra di dubbio legittime. No, no. E questo che vuol dire? Vuol dire che Massimo Calderon della Hoya è il tutore legale dei fratelli Fritzenwalden e che egli, senza alcuna remora, secondo la legge e la giustizia, è obbligato ad adempiere a questo dovere. Di quello che ha detto il giudice è molto serio, anche se è una follia. Io sono il tutore di quei ragazzini? Io rinuncio a questi ragazzi e a questa storia. E rinuncio a queste carte. È tutto assurdo. Posso rinunciare? Sì, certo, certo. Ma fino a che la situazione non è chiara e non viene nominato un nuovo tutore, lei ha l'obbligo di stare insieme ai minori. E io? E se non volessi? Ascolti, Conte Calderon della Hoya, la legge dice che voi e Fritzenwalden avete siglato questo accordo. Ma se non è capace di badare alla sua forfora, come poteva firmare? Beh, io questo non lo so, ma la legge è legge ed è logico che dovrà dividere la custodia con la signora Delfina Fritzenwalden. E in parti uguali. È tutto chiaro? Permesso. Come sarebbe a dire dividere la custodia dopo tutto quello che ho fatto? Ucciderò chiunque mi si metta davanti, io sono il tutore. È inutile che minacci, libera i ragazzi o parlo col giudice. Io parlo col giudice dato che sono responsabile dei ragazzi quanto il conte e quindi io vado a parlargli. Non preoccuparti, Lorenzo. Non mi prenderanno. Ti saluto, parto subito per il mio paese. No, non è per contraddirla, per carità, ma lei deve restare in casa, come ha detto il giudice, insieme ai ragazzi, giocare con loro, sono bravi, capisci? Non ci pensare, Lorenzo, non mi prenderanno, te l'ho detto. E cerca di preparare i biglietti e i bagagli in fretta, perché devo partire il prima possibile. Sì, no, c'è non può contraddirla, ma lei deve capire che se resta in casa può gestire la casa, gli affari, può gestire gli affari. Può fare e disfare a piacere. Non mi interessano gli affari dei ragazzi, è chiaro? Quindi parla con Evaristo e cercate di farmi andare via da qui il più velocemente possibile, d'accordo? Va bene. È successo qualcosa? Oggi tutti vogliono mangiare cushy in questa casa e solo perché in TV dicono che potassio fa bene a pelle e fa andare via rughe. Quella strega dovrebbe mangiare qualcosa contro demonio, ecco. Cosa ti succede, piccola Flor? Cosa avere? Che dici, Greta? Non ci ho sentita. Oh, che ti succede, mio piccolo uccellino? Perché tu state piangendo? Niente. Lo sapevi che il conte è diventato il tutore dei ragazzi? Nein, mein Gott! Io non potrei credere! Neanche io ci posso credere. Gli ho chiesto se poteva togliere i ragazzi dall'istituto, ma quell'infame non ha fatto nulla! Ha uno specchio al posto del cuore, non ci credo, non ha voluto fare niente, Greta, capisci quello che ti dico? Aspetta, non gliene importa! Aspetta, è arrivato il Cushy! Arrivo! Come stai, Greta? Prego, entrare! Florisienta! Flor, grazie, Greta, faccio da sola. Flor, ti stavo cercando. Delfina, non c'è, vero? No, sta lucidando la scopa da qualche parte. Il conte sta... Chi?
Il conte sta partendo e tu lo devi fermare, Flor, ti prego. Non lasciate che l'idiota scappi, ma chi se ne importa? Tu lo devi raggiungere e lo devi pregare di togliere quei ragazzi dall'istituto. Ma gliel'ho già chiesto e non gliene importa. Il tuo caro conte ha la cera nelle vene. È un superficiale, va bene, è un superficiale, ma è l'ultima opportunità per liberare quei ragazzi, capisci? Questo è il suo indirizzo. No, non vado da nessuna parte perché tanto lui non mi ascolta. Aiuterò quei ragazzi da sola, tanto il conte non mi aiuta. È responsabile di quei bambini e può farli uscire, capisci? Prendilo. Delfina li lascerà lì dentro per almeno 20 anni. Per favore. Ti prego, Florisienta, butta via quel brutto orgoglio e fai. Vite, quei piccoli si meritano il sacrificio. No, uffa! Tu pensare, Florisienta. Oh, e ora chi sarà a porta? Già, il cusci. Prego. Salve, ecco il sushi che avete ordinato. Grazie. Prego.